Ciao ragazzi, benvenuti. Puntata di fine mese. Andiamo a vedere le 5 sneakers più indossate da noi negli ultimi 30 giorni. Le 5 sneakers più indossate nel mese di novembre. Marco, mese di novembre, mese Di alluvioni, uggioso, uggioso. molto Termine di novembre è uggioso. Questo novembre del 2019 è uggioso. Per cui scarpe invernali, ma che proteggono anche dalla pioggia. Al quinto posto, dalla più indossata del mese, è uscita. In realtà è stata una pre-release perché uscirà il 14 dicembre. Ragazzi, andate tutti a comprarla. È importantissimo perché è bellissima. Se siete collezionisti e vi piace il Jordan 11, non potete farvela mancare. È uscita in pre-release un mese prima. Uscirà il 14, come abbiamo detto, di dicembre. È uscita un mese prima in pre-release. Jordan 11 Bred. L'ho messa su da quando è arrivata, praticamente il più possibile, ed è la quinta più indossata del mese. Il top, lo conoscete tutti, è in questo mesh misto, ma ha questa pelle lucida che fa risaltare la scarpa e la rende unica. Lacci tondi, grossi, ciccioni che ricordano la rete del canestro. canestro, bravo, canestro da basket. L'outsole classica con anche un sasso incastrato qua dentro, non viene nella confezione, quello lo metto io dopo. Outsole classica delle Jordan 11, Jumman qua dietro, bellissima. E andate a vedere la recensione, ve la lasciamo qui. Una ottima sneakers, tutti pronti per prendere il 14 di dicembre, mi raccomando. Marco, tu la prendi, la provi, la salti. Assolutamente. La quarta più indossata del mese non protegge tanto dall'acqua, però è una scarpa che ho messo su tantissimo al lavoro e quindi è tra le più indossate del mese. Air Max 1, anche qui Marco, una delle tue preferite, giusto? Air Max 1 in colorway OG, l'Anniversary bianca, grigia e rossa, è da lavare questa scarpa, però silhouette classica del Jordan 1 in una colorway classica, secondo me è probabilmente la più bella colorway, la più bella Air Max 1 che sia mai stata realizzata. Bellissimo, mi piace tantissimo e quindi la metto su. Tiene abbastanza caldo questa, devo dire, per cui ottima con un calzino magari un po' pesantino. Per l'inverno, ragazzi, ottima. Anche qui andate a vedere la recensione, link, bam, andate a vederla, mi raccomando. Terza più indossata del mese, una delle mie due sneakers preferite uscite l'anno scorso nel 2018. Stiamo parlando delle, eccole qua. Air Fear of God 1, questa è la colorway originale quando era uscita in grigio e in nero. Io ho preso la grigia, sono riuscito a ottenere la grigia. È una pelle, ragazzi, che è d'un burroso che non l'ho mai vista così burrosa. È una scarpa molto particolare, molto futuristica, con questo cage in plastica che va a sorreggere questi lacci molto simili a quelli, tra l'altro, delle Jordan 11. Anzi, via diretta, una comparazione così al volo. Sul Non diametro. l'avevo mai fatta e andiamo a vedere il diametro. Sì, direi che il laccio è molto molto simile, se non uguale, a quello delle Jordan 11. Sì, assolutamente identico. Quindi, preso grossa ispirazione dal Jordan 11 per il laccio, che ricordiamo è ispirato alla rete del canestro. Questo top è particolare, poco branding, se non questo sfuscettino qua e la scritta qua dietro Nike. Qua dietro scritto Fear of God. La unit non è Air, ma sono, se non sbaglio, due stack di zoom uno sopra l'altro. È considerata scarpa on court, quindi scarpa da basket, anche se diciamo stringe molto l'occhio, strizza molto l'occhio al lifestyle. La calzata si apre qua dietro con una cerniera e si mette. L'ho appena pulita, è una scarpa molto delicata dal punto di vista della pulizia. Regge bene però all'acqua, anche perché è tutta pelle. Anche se è una pelle molto molto pregiata e quindi delicata, tenetela pulita, ragazzi. Bellissima anche qui. Link per andare a vedere la recensione, mi raccomando. Vai a vederla, Marco, se non te la ricordi. La ricordo bene. Questa è una delle mie sneakers più indossate sempre nel periodo invernale, soprattutto con la neve. Stiamo parlando delle Air Force One High Wit o Flex, che a volte si chiamano Flex, comunque è Wit. È la scarpa, mia scarpa sostitutiva alle Timberland. Non amo le Timberland, questa è la scarpa sostitutiva alle Timberland. L'abbiamo messa anche in montagna con la neve, ti ricordi? Perfetta. Mi ha tenuto. Le Geox di Pedro invece Non hanno non hanno tenuto. tenuto. Perfettamente impermeabile, questo top è simile a quello delle Timberland. La midsole alta protegge bene, la calzata alta qua protegge bene comunque dall'acqua che può entrarti all'interno del calzino, comunque della scarpa, protetta tantissimo. E se volete stringerla, diciamo questo laccetto va a stringervi ancora di più questa parte qua, tenendo il piede molto caldo. Una scarpa veramente consigliatissima per il periodo invernale, adesso che non è neanche più ipata, ragazzi, andate a vederla perché
molti mi chiedete, ma che scarpa mi consigli per la pioggia, per la neve? Questa qui, ragazzi, è top, numero uno. Ed è la seconda più indossata del mese, perché? Perché al primo posto ho indossato tantissimo questo mese le Jordan 3 Black Cement, anche qui una delle mie scarpe più indossate nel periodo invernale. Un classicone, conoscete il top in pelle, conoscete l'elephant print, il branding Nike Air qua dietro, la linguetta grigia con il jumpman rosso, l'interno rosso. Silhouette top, colorway bellissima, più indossata del mese di novembre. Ora siamo curiosi di sapere la vostra rotation del mese di novembre, fatecela sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, scriveteci la vostra rotation o comunque la scarpa più indossata da voi in questo mese. Link Instagram, Facebook, Telegram è tutto qua sotto e come sempre ci vediamo alla prossima, ragazzi, ciao! Sometimes I wish I had you, but I don't, that's fine. So I guess it's okay, yeah, I guess it's okay. I ain't got nobody on my mind sometimes. I wish I had you, but I don't, that's fine. So I guess it's okay, yeah, I guess it's okay. Yeah, I woke up this morning super happy. Gotta get my caffeine and catch up with my homies, cause we are growing up so fast. Don't waste time doing things that never will last. I've been running faster than ever towards all of my dreams. Leaving work at 5 o'clock, then making these beats. I hope you notice, you just need to focus. Life gets wavy when you just own it. I ain't got nobody on my mind sometimes. I wish I had you, but I don't, that's fine. So I guess it's okay. Yeah, I guess it's okay.